buona domenica, ben ritrovati con l'informazione di TG Padova. Ricapitoliamo insieme a voi i principali fatti della settimana. In consiglio regionale si discute del nuovo ospedale di Padova nella seduta straordinaria sull'argomento richiesta dal tosiano Maurizio Conte, che ha presentato una risoluzione e un emendamento per chiedere che la Regione si prenda la responsabilità di decidere autonomamente sulla questione, indipendentemente dalle scelte del Comune attualmente commissariato. Noi vogliamo ritornare alla versione precedente, quella che prevede l'articolo 32, quell'articolo che prevede che le opere di interesse regionale possono procedere in maniera diretta sotto la regia della Regione, con poteri anche della Regione, che possono sostituirsi agli altri enti. Risoluzione ed emendamento bocciati dalla maggioranza, secondo cui la questione sarà chiusa definitivamente nel giro di qualche giorno. Evidente che per poter procedere è necessario che ci sia anche la firma del Comune, che in questo momento è rappresentata dal commissario, e pertanto noi siamo fiduciosi che la conclusione del procedimento sia appunto con la sottoscrizione del commissario per conto del Comune di Padova. L'accordo di programma prevede che l'ospedale si costruisca su terreni di proprietà comunale a Padova Est. Alle opposizioni che insistono nel ridiscutere l'ipotesi di Padova Ovest risponde il presidente della Commissione Sanità, il leghista Fabrizio Boron, citando antiche vicende giudiziarie legate a quella che definisce una scelta strana. Un'indagine della Finanza hanno menzionato che c'erano cene particolari in un noto ristorante padovano fra forze politiche di una certa parte e ovviamente quello che tutti conoscono, Mazzacurati, dove le intercettazioni dicono che si parlava già dell'affare ospedale di Padova Ovest. La nostra mozione, inopinatamente bocciata dalla maggioranza, replicano i democratici Claudio Sinigaglia e Piero Ruzzante. Chiedeva di garantire alla Regione un iter certo e trasparente per decidere dove collocare l'ospedale, per avere finalmente un progetto e per avere soprattutto finanziamenti sicuri. Invece, nonostante se ne parli da 20 anni, sull'ospedale siamo tornati al punto di partenza. Per il grillino Jacopo Berti, invece, l'importante è che si faccia presto e bene. Beh, sono quasi 10 anni che è tutto pronto e stiamo aspettando che succeda qualcosa. I padovani e Padova meritano un nuovo ospedale, meritano una struttura degna di una città che è una delle capitali d'Europa proprio per la sanità e a 360 gradi proprio, è una delle città più importanti. Dobbiamo riportarla dove merita, abbiamo visto purtroppo dove è andata a finire dopo questi anni di disastro. È stata tipo una scena da film, ho preso un po' paura. L'azione si è scatenata improvvisa e violenta alle 10 di mattina nella filiale di Antonveneta di Albignasego in via Roma. Un comando di 3 uomini a volto coperto ha fatto irruzione nella banca, uno di loro ha preso in ostaggio una cliente minacciandola alla gola con un taglierino per convincere gli impiegati a lasciar passare dietro la cassa i 2 complici che in pochi secondi hanno arraffato tutto il contante disponibile, poche migliaia di euro. A quel punto i banditi hanno lasciato libero l'ostaggio e sono fuggiti a tutto gas a bordo di una Fiat Punto rubata, poi ritrovata abbandonata a qualche chilometro di distanza. Un'azione fulminea durata meno di 5 minuti. Abbiamo visto la macchina, questi 2 che scendevano, che entravano e dopo neanche 5 minuti uscivano correndo. Basta. C'è stato un po' di movimento del bar, la gente che si è un po' spaventata, sono venuti qua dietro al banco, abbiamo chiamato i carabinieri. Oltre alla precisione dei movimenti e all'efficacia dell'azione, a far propendere per l'ipotesi di una banda di professionisti il fatto che non abbiano lasciato trasparire alcun indizio sulla loro identità. Io li ho visti solo queste persone vestite di nero, incappucciate, tutte vestite uguali, ma non ho fatto caso se avevano armi o qualcosa. In pochi minuti la banca è stata circondata da carabinieri armati che hanno immediatamente dato il via alla caccia all'uomo. Un elicottero si è sollevato in volo per esplorare dall'alto il territorio alla ricerca dei banditi, ma nonostante la rapidità di risposta dei militari, di loro non si è trovata alcuna traccia. Voi come comitato che cosa chiedete? Beh, chiediamo che si continui con l'opera di sgombero, di demolizione degli ex impianti della bocciofila e del green tennis per ripristinare quello che era l'originario spazio della fossa, cioè questa grande fascia verde che correva attorno a tutta la città e che faceva parte del sistema bastionato. La rimozione dei teli lungo la rete di via Bronzetti permette a chiunque passi di qui di accorgersi che dietro alle strutture in disuso vi è un esteso tratto di cortina muraria cinquecentesca
pesca, circa 300 metri, finora celato alla vista. Una volta liberata tutta la zona, Padova si riapproprierà di un lungo tratto del suo fronte bastionato. In primavera qualcosa era stato fatto. È stata demolita in pratica una prima fascia di 4 metri più vicina alla fossa Bastioni, che è il piccolo canale che scorre ai piedi delle mura. Noi chiediamo che questo intervento vada avanti nello spirito del piano per il Parco delle Mura che noi abbiamo presentato alla precedente amministrazione, che era stato fatto proprio e che speriamo continui con chiunque arriverà. Ora, con la caduta della giunta Bitonci, il Comitato Mura di Padova teme che il progetto di riqualificazione della cinta muraria registri una battuta d'arresto, soprattutto perché nell'area del bocciodromo sono comparsi due striscioni che chiedono il ripristino delle attività sportive, ma il Comitato dice no. Questo luogo non è quello deputato, insomma, a queste funzioni. C'è un progetto molto 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 più ampio, molto molto più importante per la città, che deve essere portato avanti. Le strutture sportive ci devono essere, ma devono essere fatte nei posti adeguati. A soli 9 anni, pur di difendere il papà, ha preso a pugni i rapinatori. Oggi Gino Zaghetto, 44 anni, titolare dell'antica trattoria da Gambaro a Bagnoli di Cadoneghe, continua a ripetere: mio figlio è un eroe, sono pronto a tutto pur di difenderlo, anche a sparare. I due, padre e figlio, sono stati assaliti ieri mattina intorno alle 7:30 nel piazzale antistante il locale. Zaghetto era uscito di casa per portare il suo bambino a scuola. Appena saliti in macchina è arrivata a tutta velocità una Golf grigia che li ha tamponati. Dall'auto sono scesi due banditi con il volto travisato, che si sono scagliati contro il 44enne prendendolo a pugni e intimandogli di consegnare il denaro. L'uomo ha reagito all'aggressione e anche il ragazzino di 9 anni, urlando, ha colpito con le sue piccole mani l'altro rapinatore. Alla fine padre e figlio, a furia di calci e pugni, sono riusciti a far scappare i due malviventi. Immediata la segnalazione ai carabinieri. Sono partite le ricerche, che al momento però hanno dato esito negativo. Non è il primo caso di minori che si trovano faccia a faccia con i banditi. La settimana scorsa vi abbiamo riportato la notizia della 16enne di Villanova di Campo San Piero, che con una bottiglia ha affrontato i ladri che erano entrati in casa sua. Ragazzini che, loro malgrado, devono fare i conti con la criminalità sempre più diffusa e sfrontata, e che nel faccia a faccia non abbassano lo sguardo. Anche se la loro serenità di ragazzini è stata infranta, scelgono di reagire e in qualche modo di difendersi, piccoli grandi eroi dei nostri tempi. €200.000 di gioielli spariti nel nulla, maxi colpo in pieno giorno in un appartamento di via Bartolomeo Bellano, a due passi dal centro di Padova, dove da appena un mese vivono l'architetto 79enne Lino Ometto e la moglie Maria Cristina. I ladri hanno approfittato dell'assenza dei coniugi che abitano in questo condominio al civico 5, usciti per una passeggiata. Senza fatica sono riusciti ad accedere all'androne condominiale, raggiungere l'appartamento degli Ometto e aprirsi la porta blindata, che pare non fosse stata chiusa a chiave. Una volta in casa hanno messo tutto a soqquadro e in un armadio chiuso a chiave hanno rinvenuto il tesoro di famiglia, pietre preziose, monili in oro non coperti da assicurazione, tutto sparito. L'amara sorpresa per i due al rientro, quando si sono trovati l'uscio spalancato e il mobile che conteneva i gioielli completamente sventrato e svuotato. Abbiamo provato ad avvicinare Lino Ometto, ma ha preferito non rilasciare dichiarazioni, comprensibilmente ancora molto scosso dall'accaduto. Volevamo sapere se ci raccontava un po' al microfono. Non ci può dire niente? Certo è che tra i residenti del centro c'è molta preoccupazione per questa escalation di criminalità. Ormai siamo proprio destinati, diciamo, a queste problematiche. Ecco, diciamo così, purtroppo non si risolve niente ormai. E voi vi sentite impotenti? Sì, purtroppo. Noi siamo anche commercianti, quindi oltre alla paura del negozio, c'è anche per le case, per le macchine che ti trovano strisci, ti rubano dentro, anche se trovi un cappello o qualcosa, insomma sono... Una situazione che sta peggiorando sempre di più? Sì, sempre di più. E c'è paura? C'è paura, sì. Proprio pure personale, ti facciano anche del male. La stessa domanda che ho fatto alla signora: voi vi sentite impotenti? Sì, molto impotenti. Anche se la questura, la polizia gira, i carabinieri, i poverini girano sempre, però. Ora i carabinieri stanno svolgendo le indagini.
abbiamo disposto un piano rinforzato di controllo del territorio, sia per contrastare la criminalità comune, che in questo periodo prevediamo possa avere un rigurgito, e sia per garantire una sicurezza antiterroristica. Sono comunque in campo tutte le nostre energie per cercare sia di contrastare la perpetrazione di questi reati e sia di cercare di contrastare questa percezione con una maggiore presenza sul territorio. Forze dell'ordine in prima linea, abbiamo sentito, per garantire la sicurezza dei cittadini messa a dura prova da episodi di criminalità sempre più frequenti, anche se proprio dalla questura emerge un dato in calo relativo ai furti denunciati, meno 11%, dato che però va in controtendenza alla percezione della gente. Basti pensare all'ultimo colpo, il maxi furto in un appartamento in pieno centro, in pieno giorno, che sta allarmando i residenti. E intanto la polizia e i carabinieri hanno focalizzato precisi luoghi che potrebbero diventare obiettivi sensibili, soprattutto in occasione delle festività natalizie. I grandi centri commerciali, le vie del centro storico, le chiese dove verranno celebrati i riti del Natale, le stazioni ferroviarie, un po' tutti i luoghi dove prevediamo un'alta concentrazione di afflusso di persone. Al proposito, nei prossimi giorni sarà attiva quotidianamente una trentina di pattuglie coinvolte nei controlli straordinari della città. In particolare, nella notte di Capodanno verrà transennato l'ingresso a Prato della Valle ai mezzi non autorizzati. Non si placa la querelle tra amministrazione comunale di Grantorto e associazione pensionati dopo il trasferimento forzato del gruppo di volontari danni impegnati nel trasporto di anziani e disabili, e tornano a ribadire che quella sede alle scuole medie del paese a loro non sta bene. Soprattutto non è adeguata a chi, come uno dei fruitori dei servizi dell'associazione, si trova costretto su una sedia a rotelle. Guardate un po'. Quando arrivo qui mi fermo. Anche perché non ci passo. E anche in questo caso cominciano a esserci un po' di problemi, di difficoltà per uscire, giusto? Sì, ma in qualche maniera la facciamo, ecco. Sergio Fagione, la conferma del disagio che hanno le persone con disabilità e che si devono recare per qualsiasi problema in quella nuova sede dell'associazione. Anziché aiutarli, mi sembra che ci sia una regressione. E tornando a quanto dichiarato dal sindaco Gavin, quando loro vogliono fare delle riunioni con qualche persona in più, questo spazio è a loro disposizione, e questo è stato detto fin dall'inizio. La presidente dell'associazione risponde: noi non siamo d'accordo di questo, perché le attività vanno fatte sul posto. Cioè, io non posso fare una riunione e portarmi via la documentazione da qua per andare di là. E lancia una precisa richiesta al sindaco. Chiedo dialogo e collaborazione. Per me è l'importante il dialogo e la collaborazione. Riteniamo che siano invece necessaria la loro professionalità per far sì che il servizio pubblico sia veramente un bene comune. No ai 22 licenziamenti dei dipendenti della casa di riposo Altavita Ira di Padova, lavoratori sul piede di guerra davanti a Palazzo Santo Stefano per incontrare il prefetto Impresa, dopo la notizia arrivata dalla direzione come un fulmine a ciel sereno e che rischia di mettere in ginocchio persone anche con 30 anni di attività nella struttura per anziani non autosufficienti. Improvvisamente non sono più idonei, non vanno più bene. Dopo 30 anni di servizio ci cade addosso questa montagna. Senta, la motivazione qual è? Loro dicono esuberi, in realtà non è vero, è solo una scusa, le persone che sono in più. C'è molta rabbia, è molta amarezza. Molta rabbia? Cioè, ho tre ernie sulle schiene, una cervicale e le spalle distrutte. Dove vado a lavorare a 50 anni, a 48 anni? Io non mi sono mica creata a casa questa situazione, non mi sono trovata lì al lavoro. E adesso mi dicono dopo 30 anni che sono un esubero. Hanno scritto che siamo un costo e inutili. Inutili alla detta all'assistenza. Inutili a qualsiasi... un esubero. Un esubero siamo. Inutili alla detta all'assistenza perché con grande difficoltà ci hanno trovato un posto momentaneamente. È uno schiaffo questo? Sì, umiliante, molto umiliante, specialmente dopo 30 anni. Adesso non servo più a niente, calcio sul sedere, a posto.
C'è molta amarezza, perché c'è, voi dite, umiliazione. Molta amarezza, anche perché siamo stati iscritti nella lista nera. Voi non avete intenzione di lasciare il vostro lavoro? Assolutamente no. No, perché ho il diritto di lavorare. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguimento di serata con Rete Veneta. Arrivederci. Le previsioni per domani. Sereno in alta quota, poco o parzialmente nuvoloso per nubi basse altrove, con possibili riduzioni della visibilità, specie in serata nei fondovalle e in pianura. Precipitazioni assenti. Temperature minime in diminuzione, con valori localmente prossimi a zero anche in pianura, massime stazionarie o in lieve aumento.